Cari fratelli, care sorelle, buona giornata. Il versetto per la meditazione di questa mattina è contenuto nel libro del profeta Daniele, capitolo 3, versetto 18. Leggo: «Sappia il re che noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». Chi dà questa risposta alle autorità babilonesi sono tre giovani diciottenni, amici di Daniele, che in quel momento storico vivevano alla corte di un monarca che, dopo aver distrutto la loro città, avendoli preso prigionieri, adesso vuole convertirli alle sue divinità pagane. Per farlo utilizza i metodi più convincenti che ha a sua disposizione. Offre loro la sua alimentazione, le sue bevande, li alloggia nel suo stesso palazzo perché vuole fare di loro dei consiglieri nel suo esecutivo politico. Leggendo bene la storia ci si rende subito conto che il re Nabucodonosor era solo una marionetta nelle mani di un regista molto più potente di lui, cioè del nemico storico di Dio e dei suoi fedeli, nella lotta in questo grande conflitto. L'utensile preferito che usa questo nemico è la seduzione. Per raggiungere i suoi obiettivi promette il meglio, ma alla fine inganna le sue vittime. Egli vuole solo convincerli a cambiare la vera adorazione al Dio creatore, sostituendola con una falsa. Se attraverso la seduzione non dovesse raggiungere l'obiettivo sperato, allora passa al piano B, che consiste nella minaccia e nella persecuzione. La storia che abbiamo letto è descritta in un libro profetico, nel libro di Daniele, e tutte le storie di Daniele sono realmente accadute. Ma quelle storie realmente accadute annunciano profezie con eventi analoghi che si realizzeranno in futuro, cioè prima del ritorno di Cristo Gesù in gloria e maestà. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste: quello che è stato è quel che sarà, quel che si è fatto è quel che si farà, non v'è nulla di nuovo sotto il sole. Dio conosce bene che l'essere umano è sempre lo stesso. Per questa ragione la storia ha la tendenza a ripetersi nel futuro. In accordo a questo enunciato, troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 13 che prima del secondo ritorno di Gesù i suoi discepoli si troveranno nella stessa condizione di Daniele e i suoi compagni, cioè saranno obbligati a fare delle scelte: restare fedeli al vero Dio che hanno da sempre adorato, oppure farsi distrarre dal potere secolare che si crede essere divino, dietro il quale v'è sempre la stessa regia. Al tempo della storia babilonese, gli argomenti che i nemici di Dio portarono era la fedeltà di Daniele e dei suoi compagni e una minaccia all'ordine pubblico e alla governabilità. Come abbiamo precedentemente detto, essendo quella storia babilonese realmente accaduta, è anche una profezia che si ripeterà alla fine dei tempi. Il nemico di Dio utilizzerà la politica e la falsa religione per perseguitare e accusare i fedeli di Dio che osservano i suoi comandamenti, sabato incluso. La motivazione che giustificherà la persecuzione sarà il disturbo dell'ordine pubblico. Tutti siamo convinti che stiamo vivendo tempi di pace e diritti dell'uomo. È difficile immaginare, nei tempi che stiamo vivendo, che una chiesa sarà perseguitata perché fedele alla legge di Dio. Però questo insegna la profezia. È necessario evidenziare due cose. Primo, il testo ci dice che mentre tutti si inginocchieranno e trasgrederanno il secondo comandamento per adorare statue di metallo, di pietra e di legno, i figli di Dio fedeli rifiuteranno di farlo dicendo: «Sappia il re che noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». In Apocalisse 13 è detto che la bestia che sostituisce il potere politico-religioso avrà il potere di fare uccidere tutti coloro che non adoreranno l'immagine della bestia, e faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non che avesse il marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Vedete come la storia babilonese andrà a ripetersi? Certo, con personaggi diversi. Adesso sarà il soggetto chiamato la bestia che perseguiterà i fedeli di Dio. La bestia che è incarnata da un potere religioso, che ha già esercitato la sua stessa politica durante il Medioevo, adesso avendo ricevuto il potere dalla politica mondiale.
obbligherà tutti a inginocchiarsi davanti alla sua persona e condannerà alla pena di morte coloro che non ubbidiranno. I compagni di Daniele sono stati gettati nella fornace ardente. Adesso i fedeli servitori di Dio non potranno esercitare il loro diritto di comprare e vendere se vogliono rispettare i comandamenti di Dio. La fedeltà dei giovani diciottenni fece scattare la loro condanna alla pena capitale. I giovani non ebbero nessuna paura perché avevano fiducia nel loro creatore. Per questa ragione risposero e dissero: non ci inginocchieremo davanti a una statua. Non ci sono dubbi, la fiducia in Dio porta sempre ad una fedeltà assoluta. Oggi stiamo vivendo una libertà totale, ma la profezia ci annuncia che Dio ha un popolo che nel momento della persecuzione diranno: adorate colui che ha creato il cielo, la terra e il mare, l'adorazione appartiene solo a Dio. Termino considerando un dato molto importante nel libro di Daniele, dove c'è una connessione diretta in tutti i capitoli. C'è una parola che ricorre spesso nel libro, la parola è liberare o liberazione. In Daniele 3 il re Nabucodonosor pone una domanda ai fedeli servitori di Dio: quale Dio potrà liberarvi dalle mie mani? I figli di Dio rispondono alle intimidazioni del re: il nostro Dio ci può liberare e ci libererà. Infatti, quando i giovani vengono gettati nella fornace ardente, Nabucodonosor, ironico, dichiara: invierà il vostro Dio e i suoi angeli per liberarmi? Lo stesso re ha potuto verificare che Gesù è sceso a liberarli. Il tema centrale del libro di Daniele è la liberazione del popolo di Dio. Caro fratello, cara sorella, caro amico, se stai passando momenti difficili perché hai deciso di rimanere fedele a Dio, inginocchiati davanti a Lui e reclama il suo aiuto. Apri la sua parola e nutriti delle sue promesse. Ricordati, qualunque sia la tentazione o la prova nella quale ti trovi, questa non ti vincerà perché Dio è con te. Non avere paura. Dio che ti sta accompagnando durante tutto il tuo pellegrinaggio su questa terra ti sosterrà e ti darà la vittoria nel momento della prova. Amen.